La magia è tornata. Non ce n'è per nessuno. 50.000 mi piace. Trust me. Se col maghetto abbiamo devastato tutti quanti, con sua moglie non dobbiamo sicuramente essere da meno. Sono concentrato, sono carico. Oggi andiamo a spaccare tutti quanti i culi con la magia. Ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Fortnite. Dov'è la nostra stregona del male? Nel negozio, perché sono stupido, non l'ho ancora comprata. Ma accidente a me. Eccola là, ah, non abbiamo più V-Bucks. Maremma diavola. Questo Fortnite è una tassa costante. Vai, compra, figlia e porta a casa. Elmira ti fa il culo e poi ti stira. Supporta creator, mi raccomando, scrivete Stepney, è fondamentale. Siamo carichi e spacchiamo tutti. Magica bula, chi ti si incula, bibi di bobby di bu. Vieni a atterrare anche tu, che ti spacco in due. Sono carico più che mai. C'è un qualcuno da ammazzare, sbrighiamoci o finiamo nei guai. Qui pensa di essere da solo, ma da solo non è. Sopra di me, ha paddato addirittura. Perché ha paddato? Per quale motivo? Dove è andato? Oh. Che caspita. Mi cambiava le armi, giuro. Curiamoci in fretta che molto probabilmente c'è un'altra persona nei paraggi. Lo slurpino è sempre buono e ben gradito, meno male. Pigliamo il chesto e vai, spacchiamo tutto. La pozione da 50 ci permetterà di andare al massimo della vita. Quindi la portiamo con noi. Io ho la mitraglietta qua, potrei anche fare a cambio col vampa, ma il vampa è strano. Non so se mi piace veramente. Meglio la K, va? Ci divertiamo di più con questo. Si stanno sparando qua vicino. Cado di capire dov'è il mio amico. Eccolo là. Ciao bello. Sta con piacere. Abbiamo fatto fuori malamente anche. Bella headshot da 87. La K, se ti prende nel punto giusto, al momento giusto, ti scioglie. Sto posto è magico, è pieno di roba. Per questo atterriamo tutti qua. Frattura non troppo lontana da me. Eccolo lì, infatti. Bello il 44 in faccia. Anche sto 73 ci voleva proprio. Ciaone, la prossima ci riprovi, dai. Il succo in questo gioco è pensare prima di agire, ma tanto, più di quanto uno pensi. La sto prendendo con calma perché siamo a fianco alla zona sicura, quindi non ho fretta. Poi volevo prendere anche sta slurp, molto bene, così torniamo al massimo della vita. È la cosa migliore che potessimo trovare. Sarebbe figo fare una partita e una vittoria. È da tantissimo che non mi capita. Ci siamo andati vicino di recente, ma vicino conta solo a bocce, come ben saprete. C'è un'altra slurp qua giù in fondo. Che faccio? La prendo. Troppo forte. Manca una pozione a 50 lì. Che scelte complicate. La bevo la slurp pur di non lasciarla e ce ne andiamo via. Adesso con molta calma e nonchalance ci avviciniamo a quell'albero. Lo distruggiamo. Facciamo cadere il drop. E speriamo di trovare un Barrett piuttosto che un lanciamissili. Che lanciamissili farebbe molto comodo. Recuperiamo anche queste munizioni che ne abbiamo pochine. Scar, interessante. E il Chug Jug. Quello purtroppo lo lasciamo lì. Troppo lento da spararselo. Purtroppo ci metti un sacco. Però è anche vero che è una pozione a 50. Ah, va bene, lo prendo, sennò poi me ne pento. Magari riusciamo a uccidere qualcuno e c'è il tempo materiale per curarsi, che potrebbe essere una situazione interessante. Siamo un po' in ritardo, quindi ce ne andiamo con i piedi ghiacciati in zona sicura. Dovrei andare più veloce, in teoria, così, o sbaglio. Madonna, oh! Sparato verso l'infinito e oltre, e salta la roccia. Woohoo! Yepa, yepa! Qualcuno laggiù in fondo sta spaccando l'albero. Dai, su, fermati. Boom, the sniping is real. Eccolo là. Dove sei? E va là, bravo. Lancia missili e si va a comandare. Complimenti, Ale. Come rovinare una partita iniziata essenzialmente bene. Cecchinato anche, 105 danni, lancia missili, ciao Stepney. Tentativo numero 2. Potrei andare a fare anche un piccolo sfogo a Pinnacoli.
Ci starebbe, considerando che non ci vado da un bel po' di tempo. E quindi perché non andare davvero? Vai così. Porta la magia della musica a Pinnacoli, Stampy. Che figo che è questo deltaplano, ragazzi. Partiamo da qua. Piglia la cassa. Molto bene. La R ci piace. Se lo prendo io, se non vi dispiace. Ah, bene. Giusto. Sembra giusto. Copiamoci un attimo. Siamo già morti. Ma devi smettere di inseguirmi. Riesco ad andare sotto le scale? Muori, grazie. Tutti e tutti dobbiamo curarci. Siamo ancora vivi, non so per quale bontà divina, ma ci hanno concesso di sopravvivere. Uno è appena passato sotto di noi e ha spaccato tutto quanto. L'importante è non morire subito, insomma. Con calma, ragazzi, ci si può fare. Che casino c'è a Pinnacoli? Proprio mi viene l'ansia. Mi sta bene per ora così, eh. Aia! Ma da dove? Ma da dove? Ma quando? Perché? È lì, eh? Ciao bello. Che fatica, pinnacoli pendenti. Bisogno di scudi. Prima possibile. Un headshot e sono praticamente morto. Qua c'è qualcosa di buono. Sarà una trappola? Forse no. Pariamoci gli scudini. C'è anche il falò, fortunatamente. Non ci voglio credere nemmeno io, giuro. Still alive, my friend. Spacca il cesso, che a volte funziona quando siamo fortunati. Torniamo al massimo della vita. E con calma ora decidiamo il da farsi. C'è sicuramente altra gente in vita. Quindi stiamo attenti. Più di una persona ci voglio scommettere, quello che volete. Se spacco un altro cesso, vittoria assicurata? Probabilmente sì. Sto recuperando materiali perché non voglio mai rimanere senza. Soprattutto in questo posto della morte dove spuntano nemici ovunque. È esattamente davanti a me. Pam! Poverino! Non se l'aspettava. Mi sa che si è cagato tipo addosso sto qui. Vabbè, sono cose che capitano. A Pinnacoli è sempre la stessa storia, ragazzi. 3 kill, siamo ancora vivi. Non me l'aspettavo neanche io. Vediamo che caspita riusciamo a inventarci. Lassù in cima è appena atterrato uno. Mi sa che sta lootando. Affacciati che ti faccio fuori. Ai ai ai, ho messo la torretta della morte. Mi devo essere preciso e non sbagliare il colpo. Così. Meraviglioso. 215, ma perché è arrivato così tanto in ritardo il colpo? C'è una regola, mai fare troppo casino a Pinnacoli perché fai una brutta fine. Stava sparando a qualcuno che è qua sotto, secondo me. È nel palazzo, il tipo, qua dentro. Visto! Perfetto, con calma. C'è un Rift to Go che è appena stato preso là. Però sento anche un quad. E lassù in cima hanno appena costruito. Bello, 86 danni in faccia. Se li meritava così adesso fa un po' meno lo spavaldo. Secondo me è bravo a giocare questo qui, quindi stiamo attenti. Qua dovrebbe esserci la chest, giusto? Sì. Apri. Pozione a 50. No, mai nella vita. Dovrebbe essere qua dentro, se non sbaglio. Appena riftato, eh. Si è buttato in cielo. Spero di andare al massimo di scudo, per piacere. E dai, eh. Jug Jug è molto lento, come vi dicevo, da spararsi. Quindi tanto vale la pena utilizzarlo quando siamo in un attimo di tranquillità. Come una pozione a 50. Poi recuperiamo le pozioncine. E siamo tranquilli, perché comunque la zona sicura è qua, intorno a noi. Apriamo la chest. Ok, sta arrivando qualcuno. Siamo in una posizione scomoda, quindi ce ne andiamo adesso, subito, immediatamente. Andiamo in una posizione di vantaggio. In questo punto qua. La frattura è stata presa anche da lui, eh. Dove vuole andare? Guarda come scappa. Preso una volta. Oh. Sì. Si è suicidato. Complimenti. Sei veramente un gran giocatore di Fortnite, bravissimo. Ora vengo solo a recuperare il tuo cadavere, tranquillo. Può essere così tanto psicopatici da spararsi sui piedi? L'ho fatto anche io in passato, lo ammetto. Però dai, via, su. Quello che fa? 50 preso. Devo intervenire per forza. Vado e spacco tutto. Uno è morto, l'altro si sta coprendo all'infinito. Ce n'è un altro ancora, un altro ucciso. Sta curando col falò, eh. Vuoi morire per piacere, eh? E non puoi essere immortale, eh? Che caspita, in questo gioco si muore tutti prima o poi. Che ci devi fare? Funziona così. È la vita. È la mossa, Step. Siamo a 6 kill, siamo scesi a Pinnacoli. Stiamo comandando il mondo. Cosa vuoi di più? It's good for you, it's good for me. 5 persone ancora in vita? Bella partita quest'oggi. Sono carico. Sono davvero molto carico. Recuperiamo dei funghetti così
Andiamo anche al massimo di scudo. Qualcuno è appena stato cecchinato. Siamo in 4 persone adesso. Purtroppo non ci sono funghetti a sufficienza per andare a 100 di scudo, ma 96 ce li faremo andare bene. Era da un sacco che non andavo a Pinnacoli e sopravvivevo. Cioè, per me è un'emozione infinita. Direi di avvantaggiarci e iniziare ad andare nella zona sicura. Tanto per iniziare, eh. Sono entrambi qua, dobbiamo andare adesso, raga. Sono entrambi davanti a me, eh. Oh, cavolo. C'ha solo la torretta, va bene. Ci posso stare, vuoi morire, grazie? Boh! Raga, sono soddisfattissimo, ve lo giuro. Mamma mia, 7 kg atterrando a Pinnacoli. This is really dope, baby! Really, really dope! Quanto sono contento! Storia su Instagram, seguite su Instagram, ragazzi, mi raccomando, fondamentale. Cari amici, senza parole, non me l'aspettavo. Siamo atterrati a Pinnacoli, abbiamo giocato con calma, abbiamo giocato bene. 2 partite, 2 ottimi risultati. Tanta roba, vittoria reale. Spolliciate, commentate, condividete per nuovi video del genere, mi raccomando. Attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Qua sempre è tutto. Questi stregoni iniziano a piacermi veramente tanto. Io spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, perché spaccheremo tutto presto.